Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. I governi precedenti, nello specifico il governo Conte e poi Draghi, quelli che hanno seguito la gestazione della vicenda, forse gli abbiamo fatto notare che è perché c'era la Lega e però perché c'eravate anche voi. Beh, se gliel'avete fatto notare, lui non l'ha capito tanto, visto che ha mentito per quasi tutto il blocco dicendo che le opposizioni attuali sono favorevoli al MES e quindi perché non lo hanno attivato precedentemente. Nel nostro caso la risposta è molto semplice, perché il Movimento 5 Stelle è contrario ad attivare un fondo che dal nostro punto di vista è ampiamente... Quindi lei rivendica, noi rivendichiamo di aver fermato quella misura finora. No, noi diciamo che siamo contrari, quindi sicuramente alla domanda perché non l'avete ratificato la risposta è piuttosto semplice dal nostro punto di vista, però quello che ci appare evidente da ciò che dice anche in questi giorni il Presidente del Consiglio, ma un po' tutti gli esponenti della maggioranza, è che non sembra ancora molto chiaro che abbiano capito di essere in maggioranza e non essere più all'opposizione, perché è molto facile venire in Italia a favore di telecamera e mostrarsi, rivendicarsi, strillare, fare l'anti-europeista quando poi vai invece in Europa e col capochino stai col cappello in mano a chiedere qualcosa che peraltro non arriva. Ricordiamo una cosa, che durante la pandemia, quando il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte lavorava per gestire la situazione più difficile del dopoguerra del nostro paese, Meloni e Salvini mentivano agli italiani dicendo che di notte, di nascosto, Giuseppe Conte aveva ratificato il MES. Ora, a distanza di qualche anno, possiamo dire che nella migliore delle ipotesi la Meloni e Salvini in quel caso furono due bugiardi, e rispetto a questo penso che una valutazione vada fatta. Rispetto ai temi sanitari, io vorrei ricordare che non mi porti Birondini nel MES sanitario, lasciamo la bandiera giustamente risollevata da Maria Gemini che con Azione, con il Terzo Polo hanno cavalcato il tema per mesi, ma non ci porti sul MES sanitario, glielo chiedo per cortesia, anche perché